Non è solamente 21, ma anche 22, anche 23. Si parla di milioni di dollari, è la differenza tra vincere e perdere. Il cost cap è una delle parti più importanti del nuovo regolamento per avere tutti i squadre sullo stesso cost cap. Se noi sappiamo oggi, la Ferrari e la Mercedes, che possiamo spendere 5 milioni di più senza una penalità grande, lo facciamo. Se ascolto ogni voce non andrei mai a dormire. Bisogna ricordare che le voci sono esattamente questo. Noi ci occupiamo soltanto di fatti. Ovviamente il tetto ai costi è il primo anno ed è stato emesso a marzo. È il primo anno del regolamento, la FIA sta lavorando a questo processo. E tutto per tutto quello che io sono consapevole, la settimana prossima sarà pubblicato il risultato delle indagini e noi siamo tranquilli per quello che abbiamo fatto.